L'intento è unico: manifestare per tutelare chi un lavoro ce l'ha, contrastare il precariato diffuso che non consente di realizzarsi e ricostruire un tessuto economico capace di dare respiro e prospettive soprattutto ai giovani. Eppure nel Salernitano la festa del 1° maggio è andata in scena all'insegna delle divisioni. A Nocera Inferiore il tradizionale corteo di CGIL, CISL e UIL, a Salerno l'iniziativa dei sindacati di base e degli antagonisti con circa 300 persone a sfilare. Un corteo alternativo per il 1° maggio che rivendica diritti per tutti. Appunto, siamo qua dopo l'esperimento di Potere al Popolo, abbiamo voluto riportare la sinistra in piazza. Oggi al corteo hanno aderito e stanno partecipando la comunità senegalese, il sindacato USB, tante realtà giovanili di lotta e di conflitto. Bisognerebbe un attimino anche ripensare, come dire, quello che è il concetto della CGIL, CISL e UIL sul mondo del lavoro e sui diritti dei lavoratori. Noi stamattina siamo in piazza non per festeggiare la festa del lavoro, perché ormai c'è poco da festeggiare. Questa è una manifestazione di rivendicazione sui diritti del lavoro, contro la precarietà, contro lo sfruttamento. Ormai da anni stiamo assistendo a un arretramento dei diritti dei lavoratori. Non esiste un'alternatività reale tra la piazza di Nocera e la piazza di Salerno. Noi abbiamo scelto di manifestare su Salerno perché sul corso ci saranno tutti i negozi aperti. Con i festivi obbligatori questo diventa un problema, perché i lavoratori sono sotto ricatto. Avere un contratto a termine significa che o scendi a lavorare obbligatoriamente nei festivi oppure ti mandano a casa.